Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Speciale Elezioni. Anche questa trasmissione è dedicata a un confronto tra i candidati delle liste in competizione per le prossime regionali del 10 marzo in Abruzzo. Questa è la prima delle due trasmissioni che riserviamo al confronto tra candidati e programmi sulla circoscrizione provinciale dell'Aquila. Abbiamo quindi sei dei 12 rappresentanti delle altrettante liste che si sfidano, peraltro sei per ogni coalizione guidata dai due candidati alla presidenza della regione. Li saluto e li ringrazio, vediamo in campo largo i sei che sono appunto tre per ogni schieramento, per Marsilio e per D'Amico. Li presento immediatamente con la prima domanda, in maniera che guadagniamo subito tempo, a partire da Massimo Verrecchia, Fratelli d'Italia, capogruppo nel Consiglio regionale uscente. E la prima domanda, come sempre, di presentazione, anche in questo caso suo personale, di un bilancio di questi 5 anni di lavoro in Consiglio regionale, anche un po' della, visto che lei sicuramente ha contribuito in maniera rilevante, anche dello spirito delle scelte delle candidature per la lista di Fratelli d'Italia nella circoscrizione aquilana. Buonasera Verrecchia. Buonasera a voi. Due minuti per rispondere. Grazie. Sì, siamo soddisfatti del bilancio ottenuto in questi 5 anni dal Presidente Marsilio e dalla coalizione di centrodestra. Un bilancio che viene percepito anche tra tutti gli abruzzesi come un ottimo lavoro che ci proietta verso anche una riconferma, almeno dai dati che in nostro possesso abbiamo riscosso anche dovunque andiamo con le candidature, molta partecipazione, segno e sintomo di una vicinanza degli abruzzesi. È ovvio che molto si deve fare ancora e molto si può fare ancora. Un bilancio più che positivo, con candidature, come accennava lei, di cui abbiamo lavorato e che ne siamo soddisfatti, abbiamo scelte importanti che provengono dal mondo degli amministratori, della società civile, con esperienza, con militanza nel nostro partito, che ci fanno ben sperare per un risultato importante come quella di una riconferma. È ovvio che il lavoro che andremo a fare e che stiamo facendo sul territorio è quello di recepire quelle che sono alcune istanze per alcuni importanti obiettivi, molti dei quali li abbiamo messi in cantiere e in questi inizio del mese dell'anno sicuramente avremo anche ottimi risultati con l'apertura di importanti cantieri che sono frutto di un lavoro che sicuramente porterà beneficio al territorio e alla nostra comunità. È ovvio che questa partita sarà importante, manca meno di un mese, ma sicuramente metteremo a frutto quello che sono le nostre capacità e soprattutto andremo a rivendicare il buon lavoro fatto che da molti mesi si attendevano gli abruzzesi e che posso auspicare possano premiare anche la volontà che c'è stata impiegata per realizzarne molti, come le infrastrutture a livello ferroviario della Pescara Roma, così come l'edilizia sanitaria con i nuovi ospedali, così come l'impianto irriguo che vedrà la luce in questa consiliatura, come i fondi di coesione di 1.250 milioni. Ecco, tutti i temi che poi approfondiremo nelle prossime tornate. Proviene dall'esperienza in Consiglio regionale già ampia Pierpaolo Pietrucci del Partito Democratico, candidato appunto alla circoscrizione provinciale dell'Aquila, in rappresentanza come sempre anche fino all'ultima seduta del Consiglio regionale. Lei ha ottenuto un provvedimento specifico in particolare del mondo delle aree interne, della montagna, Pierpaolo. Sì, beh, io ritengo che il bilancio della Regione Abruzzo, del governo del commissario Romano Marsilio, sia un bilancio totalmente disastroso, perché l'Abruzzo sta vivendo una regressione dal punto di vista sanitario, dell'assistenza scolastica, dei trasporti, dello spopolamento delle aree interne. Gli abruzzesi hanno visto in questi 5 anni peggiorare la loro vita, l'aumento dei prezzi nei supermercati, i tassi di interesse, il venir meno del patto di fiducia tra lo Stato e cittadino, con il venir meno della misura del 110, il reddito minimo di cittadinanza.
hanno generato una serie di misure, una serie di dati che sono drammatici per la Regione Abruzzo, e non lo diciamo noi soltanto come opposizione, ma lo dicono i dati del CRESA, che sono dati incontrovertibili e sono dati terzi, quindi non è che lo dice una parte politica. L'Abruzzo oggi ha 170.000 persone che vivono sotto la soglia di povertà, sono due città come L'Aquila e Pescara. L'Abruzzo perde 36.000 posti di lavoro nel 2022, adesso usciranno i dati del 2023, 25.000 prestazioni sanitarie in meno, negli ultimi 5 anni hanno chiuso 3.000 imprese artigiane. Ecco, in questa situazione che ereditiamo da parte della regione, del governo Marsilio, io penso che si sia presa una strada che, se non ci si mette le mani, sarà irreversibile. A questo aggiungasi la perdita del volo Pescara-Milano, la perdita del volo Pescara-Torino, la perdita dei fondi per l'irriguo del Fucino, che poi la Meloni dice li rimetteremo, ci saranno, e la perdita dei soldi della ferrovia Pescara-Roma, sotto campagne elettorali si fanno promesse, la sanità pubblica completamente sfasciata. Ecco, davvero c'è, guardando gli occhi delle persone in questo periodo, tanta paura per quello che è successo in questi anni e per la perdita di prospettiva per il futuro. Grazie. Paolo Federico, bentornato nei nostri studi. Lei si è occupato molto anche della ricostruzione da sindaco di Navelli, appunto ha seguito le problematiche di queste aree dal 2009 in poi. Allora, questa sua avventura in Consiglio regionale serve proprio per dare continuità con Forza Italia a questa sua esperienza lunga da amministratore? Sì, un'esperienza lunga, insomma 25 anni di amministratore di un piccolo comune, ma che insomma mi hanno consentito anche di spaziare su altri enti, la comunità montana, l'ASP 1 L'Aquila, il GAL, la provincia per due mandati, e insomma ho quindi un bagaglio accumulato nel tempo, maturato e consolidato, che oggi vorrei in qualche modo mettere a disposizione delle aree interne, ma comunque di tutta la regione Abruzzo. Io parto da un dato: sicuramente si è chiusa una consigliatura che ha visto tanto lavoro da parte della regione, infrastrutture, porto, aeroporto, ferrovia, servizi come la sanità, ma insomma dobbiamo un attimino guardare oltre e pensare a quello che sarà il futuro della nostra regione e quindi delle aree interne. In tal senso, ovviamente, la domanda sulla ricostruzione ci va, come si dice, a cecio. Io credo che c'è ancora tanto da fare, lo dicono i dati, non lo dice Paolo Federico. Ci sono alcuni comuni che sono un po' avanti, ci sono comuni che sono indietro, ci sono comuni che, ahimè, ancora sono fermi quasi all'anno zero. Bisogna lavorare, e in che senso? Allora, le risorse credo non ci siano mancate e nemmeno mancano, bisogna un attimino snellire quelli che sono i procedimenti e consentire a tutti i cittadini di poter ricostruirsi o ristrutturare, a seconda il caso, la propria abitazione in tempi certi, perché ormai sono 15 anni, cioè non possiamo più pensare di andare avanti con questo tema, la ricostruzione, dobbiamo dare un'accelerata definitiva, che potrebbero essere, con 2 anni si potrebbe ragionevolmente pensare di chiudere definitivamente la ricostruzione. Ovviamente quando si parla di ricostruzione si parla di privata, ma si parla anche di pubblica, c'è un ritardo eccessivo su quella pubblica, che va dalle chiese, va dai servizi, dalle scuole, dai cimiteri. Quindi tutto questo bisogna dare una sterzata e un input finale. Ovviamente a tutto questo poi vanno aggiunto tutti quei servizi che vanno consolidati e resi permanenti nelle aree interne, per evitare poi lo spopolamento, altrimenti troveremo paesi bellissimi ma vuoti. Un saluto, bentornato nei nostri studi anche a Giorgio Fedele, che in questi 5 anni ha rappresentato il Movimento 5 Stelle sugli scranni di un'opposizione molto serrata, mi pare di poter dire, alla maggioranza che ha sostenuto Marsilio. Il suo bilancio e anche i temi della sua ricandidatura, oltre che naturalmente quelli della lista del Movimento 5 Stelle. Grazie, buonasera e grazie per l'invito. Questi sono stati 5 anni di lavoro serratissimo,
Abbiamo dovuto lavorare a pieno regime come opposizioni proprio per cercare di come dire, riaddrizzare quella che è stata l'attività di governo, per meglio dire quella che non è stata l'attività di governo di questo centrodestra e del presidente Marsilio. Sentivo prima parlare di grandi opere, sentivo parlare di grandi interventi, sentivo fare un bilancio dal collega Verrecchia in netto positivo per quanto riguarda questi 5 anni. La realtà però racconta una storia totalmente diversa. Il collega Pierpaolo lo raccontava citando tutti gli indicatori macroeconomici e sociali, sono tutti in negativo, ci restituiscono tutti una visione e una prospettiva negativa purtroppo sul piano della crescita e dello sviluppo dell'Abruzzo. Sentivo parlare di interventi per quanto riguarda la Roma-Pescara, ma è bene ricordare gli oltre 600 milioni di euro che sono stati tolti e che come movimento ci eravamo battuti in questi 10 anni e grazie al governo Conte erano stati messi, sono stati tolti, non so, evidentemente perché si dava priorità al ponte sullo stretto a questo punto. Grandi opere su quella linea io non le ho viste, le percorrenze restano le stesse, ci troviamo in una condizione in cui dopo 5 anni arrivano le promesse che generalmente la politica ha abituato i cittadini a dover sentire all'inizio di una campagna elettorale, non certo alla fine di un'azione di governo. Il settore della sanità è stato quello più devastato sul piano della provincia dell'Aquila in particolar modo, ma a livello regionale. Oggi sento ancora decantare, sono 5 anni che sentiamo parlare di nuovi presidi ospedalieri, del nuovo presidio di Avezzano, di Lanciano, di Vasto. Ad oggi però quello che abbiamo sono liste d'attesa che esplodono, abbiamo esami che hanno una latenza media di attesa dai 10 ai 15 mesi e ci troviamo in una condizione in cui ai cittadini è negato lo stesso diritto basilare. La sanità deve essere rimessa al centro e sarà una priorità nell'azione di governo. Grazie. Nei nostri studi presentiamo anche Roberto Donatelli, candidato nella lista UDC-DC nella circoscrizione dell'Aquila, da Pesco Costanzo, imprenditore del settore ricettivo turistico, insomma un comparto in grande fermento nella nostra regione, soprattutto in una località, nessuno insomma, può dire il contrario, meravigliosa del nostro Abruzzo. Ecco, la sua esperienza politica e intanto la novità di questa lista in campo nella coalizione di Marsilio. Buonasera, grazie per l'invito. La mia esperienza politica nasce da un'area sempre liberale al centro. Sono stato consigliere della provincia dell'Aquila nell'ambito di Forza Italia nei primi anni 2000. Vengo da un territorio che è un po' la periferia, diciamo, oggi va di moda questa parola, l'underdog, io lo vorrei applicare al punto territoriale. E niente, sento parlare anche i miei colleghi candidati di un disastro che insomma secondo me non c'è e non c'è stato. Marsilio ha ereditato un passato diciamo abbastanza difficoltoso che non, certamente proviene da lungo tempo. Ha rimesso un po' le carte in ordine, sta procedendo in maniera molto spedita su alcuni settori, un riordino della sanità, parlo del nostro territorio che è quello del comprensorio appunto dell'Alto Sangro e degli Alti Piani, dove noi abbiamo l'ospedale di Castel di Sangro da un versante, l'ospedale di Sulmone da un altro. L'ospedale di Sulmone è stato riportato a un ospedale di primo livello, Castel di Sangro intanto l'abbiamo conservato ed è cosa molto importante, visto che è il nostro territorio appunto come periferia, periferia in tutti i sensi, geografica ma anche periferia di abitanti, perché la densità di popolazione insomma è quella che è. Certamente il tema che ci affligge a tutti è lo spopolamento. Stiamo vivendo un momento di quasi tempesta quasi perfetta, speriamo di no, che sono appunto questi aspetti bellici che sono in casa, il cambiamento climatico, e parlo per quanto mi riguarda in maniera più particolare, insomma ci sta mettendo veramente in serie difficoltà grazie al sistema impianti scioviari, alla gestione diciamo molto attenta, molto professionale, stiamo riuscendo a tamponare un po' la stagione. E certo questo ci deve far riflettere un po' tutti quanti per capire cosa fare nel prossimo futuro per quanto riguarda tutto l'Abruzzo, perché poi ecco, io parlo da territorio, ma il mio progetto secondo me è quello di portare la terra d'Abruzzo ad un'unica diciamo, terra con un unico interesse.
Un'altra novità di questa campagna elettorale, partito che è nato da poco, Azione, presente in Abruzzo con la propria lista anche nella circoscrizione dell'Aquila. Abbiamo Enrico Verini che la rappresenta, è stato anche consigliere comunale all'Aquila, dirigente, funzionario di Abruzzo Engineering, società insomma, che ha a che fare con le attività della regione, conosce un po' la macchina amministrativa a menadito e si candida appunto a rappresentare in particolare la città dell'Aquila, un po' tutto un mondo che è quello che si è raccolto attorno a questa novità di Carlo Calenda. Ecco, come mai si è candidato Verini e quali sono insomma, i punti di riferimento nella scelta che dovrebbe orientare l'elettore verso Azione? Sì, innanzitutto mi permetta di salutare i telespettatori. Sono ancora consigliere comunale all'Aquila e il motivo per cui mi sono candidato, il motivo per cui Azione partecipa a queste elezioni in contrapposizione alla presidenza di Marsilio è perché noi non siamo affatto soddisfatti di quello che è accaduto negli ultimi 5 anni. Io credo che ciascuno di noi in campagna elettorale tenderà a diciamo, dipingere la realtà come più gli è conveniente, ma io chiedo agli spettatori di porsi una domanda su quello che è probabilmente l'ambito più importante della gestione regionale, che è la sanità, che occupa il 90% del bilancio. È migliorata o è peggiorata secondo voi? È questa la domanda che un cittadino si dovrebbe porre e su questi parametri dovrebbe andare a decidere chi votare alle prossime elezioni. Io vedo una sanità in una condizione disastrosa, in cui ciascuno di noi ha un'esperienza personale o familiare e può raccontare a se stesso e agli altri lo stato incredibile in cui oggi si trova, e non era così 5 anni fa, è peggiorata ed è peggiorata di tantissimo. E su questa strada non si sta neanche seguendo, come dire, una via che porti misure correttive. È di pochi giorni fa la notizia che c'è un definanziamento incredibile sulla medicina territoriale. Voi pensate che la scomparsa di questi presidi territoriali, che sono un minimo argine rispetto al flusso che va verso i pronto soccorsi, perché in qualche maniera ne intercettano una parte, se scompariranno pure quelli, che succederà del pronto soccorso che già così è ingestibile? Queste sono le domande. La Roma, il raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, io sono molto favorevole, ci mancherebbe, ma qualcuno si è posta la domanda di come sia ingiusto, come sia sbagliato in una regione non prevedere anche un collegamento dell'Aquila, delle zone interne verso questa tratta? È come se al suo tempo avessero fatto l'autostrada Roma-Pescara senza prevedere lo svincolo verso l'Aquila e Teramo. Assurdo. Allora, lei mi aiuta perché volevo introdurre proprio questo tema nel secondo round di interventi, questi un po' più specifici sui settori, proprio il tema della complessità territoriale della provincia dell'Aquila che impone una ricucitura attraverso proprio le infrastrutture, in particolare quelle ferroviarie ma anche quelle stradali, pensiamo anche al tema con il Lazio del cantiere aperto sulla strada Campotosto-Rieti. Io direi che appunto, si può fare un ragionamento relativamente alla Pescara-Roma, soprattutto perché del territorio aquilano in realtà non si è parlato tanto, ma lì c'è tutto un tema relativo al passaggio sul Mona, sul centro Abruzzo, sui grandi progetti che riguardano anche l'asse invece trasversale di cui parlava Verini. Ecco, vi chiedo, in questi 5 anni cosa verosimilmente si potrà realizzare, perché questa è sicuramente una priorità del territorio, e se soprattutto vi riuscirà meglio Marsilio o meglio D'Amico? Il primo a rispondere a questa domanda è Paolo Federico, che si trova proprio a Navelli, quindi una posizione baricentrica di tutta la provincia. Beh, allora, partiamo da un dato. Intanto io cercherei di completare le opere che sono un attimino ferme da alcuni anni. Proprio qualche giorno fa ho fatto un intervento rilanciando la problematica della Statale 17 che, ahimè, dal governo Pace è bloccata a Castelnuovo. Quindi andrebbe ripreso quel tratto e quindi chiuso il tratto Castelnuovo di San Pio delle Camere, l'Aquila, perché il famoso corridoio Tirreno-Adriatico è sospeso da ormai più di 10 anni.
10 anni. Poi ho posto il problema, tra l'altro sollevato qualche anno fa proprio dal comune di Collepietro e di Bussi sul Tirino, di un eventuale raccordo Collepietro-Bussi sul Tirino, accorciando le distanze di ben 18 km sulla tratta L'Aquila-Pescara. Quindi già questo potrebbe essere un ottimo risultato, perché accorcerebbe i tempi di percorrenza L'Aquila-Pescara, credo di 20-30 minuti. Oltretutto non voglio entrare nel tema ambientale, il risparmio della benzina, dei danni che si creano all'ambiente e tutto il resto. Poi chiaramente c'è il problema annoso della ferrovia. La ferrovia va al più presto sbloccata e portata a casa, mi riferisco chiaramente alla tratta Pescara-Roma. Dopodiché si pone il problema L'Aquila. L'Aquila deve in qualche modo decidere cosa vuol fare. Chiaro che la regione ha un ruolo importante in tutto questo e non può che coordinare i lavori. Faccio una proposta, la lancio lì, fa pensare a una tratta L'Aquila-Torano con un grande hub che si potrebbe ricollegare con la tratta Roma-Pescara o Pescara-Roma, come volete. Voi immaginate che lì si possa creare un grande hub a Torano, dove ci sia uno snodo di treni che passano verso Roma, verso Terni, verso L'Aquila. Quindi potrebbe essere questa un'idea, lo pongo oggi questo tema, e quindi bisogna un attimino rifletterci. Quindi tutto questo ovviamente con un miglioramento della viabilità anche su gomma e quindi del trasporto su gomma, credo che possa consentire una mobilità migliore. Poi c'è il tema dell'aeroporto, ma qui abbiamo visto che qualche giorno fa si sono già avviati i lavori, quindi ci si auspica che l'aeroporto venga potenziato. Verrecchia, nello specifico questi progetti, la mia domanda era politicamente capziosa, cioè li porta meglio avanti Marsilio o li porterà meglio avanti D'Amico se venisse eletto? Ma guardi, qui bisogna che si osservi una distinzione tra formale e sostanziale. Il Presidente Marsilio è stato in grado di portarle avanti, di finanziare queste opere, al di là del catastrofismo che i colleghi dell'opposizione devono necessariamente fare per cercare di riconquistare un po' il terreno. I fatti sono evidenti. Abbiamo ottenuto, con l'approvazione di una rete ospedaliera, dopo 26 anni, amministrazioni precedenti non ci sono riusciti, lo sblocco contestuale di 388 milioni per l'edilizia sanitaria. Al di là di quello che si dice, sono stati approvati i progetti, tra qualche settimana partirà la gara per l'ospedale di Avezzano per un importo di 119 milioni e lo vedranno i cittadini a carte alla mano. Per quanto riguarda la tratta Pescara-Roma, il Premier Meloni è venuta il 7 febbraio garantendo il finanziamento anche con una delibera CIPES, tra qualche giorno sarà attuata e quindi sarà finanziata, e sono stati già messi in gara i primi due lotti. Per quanto riguarda l'aeroporto di Pescara, siamo riusciti ad allungare la pista e consentirà a questa importante infrastruttura di diventare aeroporto intercontinentale. Abbiamo riattivato degli interporti che erano stati abbandonati da oltre 30 anni, come quello di Avezzano, è stato dato in gestione, come quello di San Salvo, che, dove si è insediata una grande multinazionale che è arrivata a circa 1000 posti di lavoro in più. Questi sono i dati, il concreto del Presidente Marsilio, che finalmente ha sbloccato un Abruzzo incancrenito, legato da lacci e lacciuoli, da sistemi che non hanno prodotto nulla se non confusione. Quindi questo è un nostro auspicio per un tracciato molto positivo del Presidente. Pensiamo a quante altre risorse potranno essere impiegate in Abruzzo, anche con una filiera istituzionale, con un governo Meloni che è molto attento alle nostre problematiche. Sul sistema sanitario, signori, possono vedere benissimo e si possono informare agli operatori come sono state incrementate le assunzioni, con centinaia di infermieri, centinaia di OS con tempi indeterminati e non più appesi con quella cooperativa, con quell'agenzia interinale. Abbiamo ridato stabilità e prospettive anche con i concorsi di primari che sono stati fatti dopo tanti anni e mai nessuno se ne era preoccupato. Grazie. Giorgio Fedele, Movimento 5 Stelle. Torniamo però sul tema principale degli assi di comunicazione e di collegamento.
Ma la risposta è facile, il Presidente Marsilio lo abbiamo già visto alla prova, il risultato che ha ottenuto è stato un definanziamento della Roma Pescara, lo dicevo prima, 600 milioni tolti evidentemente perché si dà priorità ad opere assurde come il ponte sullo stretto, oggi si viene a parlare di delibere CIPES, di certezza, di sicurezza, ma l'unica realtà è quella che hanno visto i cittadini, un definanziamento, un'opera che non è mai partita, un'opera che aveva i fondi per poter essere messa in cantiere e che invece non è stata messa in cantiere. Ci troviamo di fronte a soluzioni tampone che fanno più ridere, per non dire arrabbiare, quando si parla di un trenino della TUA che fa risparmiare 10 minuti sulla tratta, nel frattempo però la percorrenza a Roma-Pescara sfonda ben oltre le 3 ore di percorrenza. Devo sentire ancora oggi raccontare una favola e addirittura ci viene raccontato e ci viene detto che l'opposizione deve fare il gioco delle parti e deve cercare di convincere i cittadini senza basarsi sulla realtà, ma la realtà è questa, i collegamenti sono ridotti al minimo, oggi si continua a parlare di uno sfilacciamento del territorio, io continuo a sentire parlare di aree interne, ma la lotta allo spopolamento si fa attraverso i servizi, si fa attraverso i collegamenti, si fa attraverso una linea internet che funzioni e si fa soprattutto attraverso un servizio scolastico e un servizio sanitario. Se vogliamo iniziare a ricostruire i collegamenti e soprattutto le infrastrutture fondamentali all'interno, nelle aree interne della nostra regione, era il momento di partire con l'opera che già abbiamo, che ormai è stata inaugurata nella metà del 1800, perché se non si inizia con questa tipologia di investimenti non si potrà mai prendere in considerazione neanche il resto del territorio regionale. Francamente, in ultimo, dover sentir parlare di assunzioni, io ci ho parlato con gli operatori sanitari, sono 5 anni, sono stato ho presidiato gli ospedali della nostra provincia, evidentemente il collega Verrecchia farebbe bene a interloquire un po' di più con medici, infermieri o operatori sociosanitari, perché avrebbe molto da imparare, io da profano mi sono messo a loro disposizione e sentire oggi parlare addirittura dell'assunzione degli operatori sociosanitari quando è una battaglia che è stato costretto il sottoscritto a fare insieme agli idoni del concorsone, che è concorsone tenuto bloccato per 2 anni da questo governo, fa veramente arrabbiare. Donatelli, sul tema sempre degli assi di comunicazione. Guardi, la comunicazione si distingue in 2 modi, c'è quella strutturale e quella tecnologica. È assolutamente fondamentale, in particolar modo per le aree interne e le aree ancora di periferia, che ci sia una comunicazione intanto all'interno dei vari comuni, perché io riporto un problema che abbiamo dalle mie parti, cioè quello di poter facilmente raggiungere i centri diciamo strutturalmente più attrezzati, quindi Sulmona, Pescara, e quindi ci deve essere una mobilità interna assolutamente diciamo necessaria e indispensabile. Sento parlare sempre Marsilio non ha fatto, invece secondo me Marsilio ha fatto cose molto buone, sta cercando di riportare un po' la palla diciamo di una infrastrutturazione della nostra regione alla modernità. Chiaramente non è cosa semplice la Pescara-Roma come se fosse un'opera facilmente diciamo realizzabile. Stiamo in un territorio, questo appunto dove voi ci ospitate, che è quello che insomma ha le difficoltà appunto proprio strutturali. Sono state costruite le case quasi a confine con il tratto ferroviario e di conseguenza dobbiamo tenere presente che il PNR poneva il vincolo di lavori finiti al 2026 e si rincorre appunto un'esigenza, sia ancora appunto un risultato che si deve raggiungere con la fattibilità, e la fattibilità purtroppo in questo caso non è realizzata, si sta cercando in tutti i modi, sono iniziati gli espropri, questo è fondamentale per un progetto regionale. Per quanto riguarda un progetto all'interno della regione, dobbiamo assolutamente spingere la mobilità fra i comuni, lo spopolamento avviene perché nei piccoli centri, e io provengo appunto da queste aree, vanno in difficoltà perché le scuole non si riescono a mantenere i vari istituti, parliamo delle elementari e le scuole medie, e allora favorire una mobilità interna certamente insomma, favorisce appunto le persone a rimanere nei posti diciamo, di nascita.
il sistema poi economico delle aree interne va un attimo in difficoltà perché non riesce a darsi appunto un progetto complessivo che è quello che secondo me l'Abruzzo deve assolutamente fare in breve tempo. Grazie Enrico Verini di Azione, sempre sul tema di strade asfaltate e ferrate in ogni caso, che sono quelle che la provincia dell'Aquila dovrà in qualche modo continuare a realizzare sul proprio territorio per ricucire, come dire, le varie anime di questa territoriale, di questo territorio stesso. Io continuo a dire che a monte di ogni ragionamento che possiamo fare in questo campo dobbiamo mettere assolutamente la necessità che l'Aquila non venga, l'Aquila e tutte le zone interne, aggiungo, non vengono escluse dalla direttiva Roma-Pescara, perché se accade questo ha voglia di parlare, saremo tagliati fuori e credo che disegneremo una regione ingiusta, una regione che non è capace di unire tutte le sue parti, le sue diversità, una regione piccola peraltro, quindi con una concezione miope in questo senso, se non sarà capace di presentare un pacchetto Abruzzo completo, se deciderà, come ha deciso, di escludere l'Aquila e le zone interne da ogni ipotesi di sviluppo, togliendo il collegamento dell'Aquila con la tratta ferroviaria Roma-Pescara, sarà una regione che probabilmente perderà proprio il senso più profondo, perché il senso più profondo è dall'unione di tutte le sue zone. L'Aquila deve essere più vicina ad Avezzano, l'Aquila deve essere più vicina a Pescara, mentre non deve essere tagliata fuori. Ripeto, per fare una metafora facilmente comprensibile, è come se a suo tempo avessero fatto l'autostrada Roma-Pescara senza girare per l'Aquila e per Teramo, e stanno facendo questo e non dice niente a nessuno, ma questa è una cosa incredibile, ingiusta. I collegamenti poi in questa epoca vanno anche previsti in una chiave moderna, i collegamenti sono quelli anche delle autostrade telematiche e anche da questo punto di vista siamo all'anno zero. Lo spopolamento si combatte in primis mettendo una connettività che dia la possibilità di lavorare e di svolgere servizi nei vari territori, mentre abbiamo zone in cui non prende il telefono, non prende il telefono, la gente per telefonare deve prendere la macchina e spostarsi, questa è la realtà. E questa è la regione che ci viene consegnata dopo 5 anni. Come si fa a essere soddisfatti di questo stato di cose? Io dico da aquilani in particolare e in generale da abruzzesi. Sanità, si prevedono nuovi edifici, ma la sanità non è solamente l'involucro che ospita l'ospedale, la sanità è il numero delle persone che ci lavorano dentro, i macchinari, e da questo punto di vista non ci sono i soldi per comprare i cerotti, ma insomma facciamo le persone serie. Pietrucci, chiudiamo questo giro, poi andiamo in pubblicità sul tema delle infrastrutture stradali e ferrate in qualche modo. Sì, beh, vede, io penso che le elezioni servano per due cose. Il primo aspetto per dare un giudizio verso chi ha governato, il secondo per scegliere una speranza. Noi pensiamo che il giudizio verso chi ha governato sia totalmente negativo, soprattutto sul tema delle infrastrutture tecnologiche, ferroviarie, su gomma, aeree. I dati sono certificano il fallimento della giunta Marsiglio, definanziata la ferrovia più importante, che è la ferrovia Pescara-Roma, una ferrovia che consentirebbe, pensate che ogni anno viaggiano 8 milioni di tonnellate, si spostano sull'asse trasversale da est a ovest, quindi questa era l'infrastruttura più importante per non solo per la regione ma anche per il centro Italia e per il paese, che è stata completamente definanziata. Sono spariti i 100 milioni di euro stanziati dal governo D'Alfonso per l'elettrificazione della rete ferroviaria Pescara, Sulmona, L'Aquila, Rieti. È chiaro che non c'è una posa di una pietra di un'infrastruttura da parte del governo Marsiglio in questi anni, ma soprattutto la cosa che si è persa e che è mancata è la prospettiva della nostra regione e l'osmosi tra tutti i sistemi di comunicazione a livello ferroviario, autostradale nella nostra regione. C'è uno studio di sostenibilità dell'autostrada con le ferrovie? Chi lo ha mai fatto? Chi lo ha mai rappresentato al Consiglio regionale o a tutti gli abruzzesi? La cosa che è mancata è la progettualità, è mancata completamente la prospettiva futura. Le ferrovie e le autostrade e le strade gestite da ANAS o le strade provinciali sono determinanti perché consentono di accorciare i tempi e
e di vivere meglio la vita nelle aree soprattutto interne dell'Abruzzo che scontano la condizione orografica e geografica particolare. Noi pensiamo che Luciano D'Amico e il programma messo in campo da Luciano D'Amico con questa coalizione possa dare quella prospettiva di apertura che è mancata in questi anni alla Regione Abruzzo. Grazie Pietrucci, complimenti a tutti per essere stati nei tempi in questi due primi giri di risposte. Ora ci fermiamo ma soltanto per qualche istante, torniamo in studio per altre domande con i candidati della circoscrizione provinciale dell'Aquila. Tra poco. Siamo tornati in studio per un nuovo round di domande e risposte nel confronto tra 6 delle 12 liste che si contendono i seggi in Consiglio regionale per le regionali appunto del prossimo 10 marzo. Uno dei temi di questa campagna elettorale è già nei suoi esordi, ma che sarà sempre presente fino alla fine, è quello del conflitto che è esploso di recente anche sulla costa, ma che nella provincia dell'Aquila è da sempre presente nel dibattito pubblico, tra le esigenze di conservazione, di tutela dei parchi, delle aree protette e le attività produttive e turistiche, attività produttive comprese quelle agricole. Ecco, nell'Abruzzo che voi immaginate nei prossimi 5 anni, situazioni all'Aquila si è vissuta quella del Parco Velino Sirente, a Roseto quello della riserva del Borsacchio. Come andrebbero governate e soprattutto come favorire lo sviluppo di, in particolare del territorio della provincia dell'Aquila, ma di tutto l'Abruzzo, perché poi voi sarete consiglieri regionali abruzzesi, che contemperi tutti gli aspetti positivi di avere dei parchi nazionali, una grande quantità di aree protette e lo sviluppo delle attività antropiche sul territorio stesso. Ecco, su questo sentiamo come la pensano i nostri candidati, a partire da Giorgio Fedele, Movimento 5 Stelle. Beh, questa consigliatura purtroppo è stata segnata, come ricordava lei, da degli atteggiamenti totalmente scellerati nei confronti della natura e soprattutto nei confronti di quel valore aggiunto che è anche e soprattutto in chiave turistica. Ci si riempie sempre anche qui la bocca di Abruzzo Regione Verde d'Europa, Abruzzo Regione Verde d'Europa, e poi questo centrodestra non solo ha da ultimo con un colpo di mano praticamente annullato la riserva del Borsacchio, ma prima ancora aveva cercato di tagliare di oltre 8.000 ettari il parco, l'unico parco regionale Sirente Velino. Un progetto che abbiamo osteggiato, che abbiamo tenuto bloccato, io ho tenuto bloccato quel progetto di legge per un anno e mezzo, soprattutto cercando di spiegargli che non era in quella la strada da percorrere neanche da un punto di vista tecnico-amministrativo. Purtroppo l'arroganza rende spesso sordi e ciechi. È arrivata la Corte Costituzionale, ha bocciato quella legge, l'ennesima, sono numerosissime le leggi che sono state bocciate dalla Corte Costituzionale o che hanno avuto bisogno che il Consiglio regionale rimettesse le mani, che la maggioranza ci rimettesse le mani. È evidente che questo centrodestra non ha minimamente né la volontà né la sensibilità di cercare di trovare un equilibrio, eppure le nostre aree verdi, i nostri valori, il nostro patrimonio potrebbe essere realmente un volano, soprattutto in chiave turistica. Si parlava prima di cambiamenti climatici, francamente fa ridere sentir parlare di cambiamenti climatici da una forza politica come quella di destra che invece non li riconosce, che dice che non è vero. La battuta che si fece in commissione è che la neve l'ha sempre fatta in Abruzzo, eppure oggi ci troviamo di fronte a delle evidenti difficoltà. Non si può continuare ad ignorare quello che è il cambiamento che stiamo subendo sul piano ambientale, e questo passa anche e soprattutto dalla necessità di trovare un equilibrio sostenibile, ma la sostenibilità può essere una sola, in chiave economica, sociale e ambientale. È da qui che si può ripartire, è da qui che si deve ripartire, soprattutto valorizzando il nostro immenso patrimonio ambientale, flora e fauna. Paolo Federico, Forza Italia. Allora, partendo da un dato che il partito che rappresento è un partito moderato, liberale e progressista, e quindi pone alla base di ogni argomento una discussione, un confronto con gli attori principali che chiaramente fanno parte a volte di un tema e a volte dell'altro.
partendo dal dato che la nostra regione è considerata la regione verde d'Europa e quindi un valore aggiunto a quello che comunemente si può pensare in termini di turismo, di ambiente, di tutto quello che è la nostra splendida regione. Io credo che vadano da un lato tutelate le nostre bellezze, le nostre risorse, perché poi c'è il tema dei cambiamenti climatici, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, perché insomma ci sono studi e dati che certificano ciò, la mancanza di neve, voglio dire, sul nostro splendido Gran Sasso, credo che insomma non debba certificarla io questa sera qui. Dall'altro chiaramente c'è bisogno e necessità di uno sviluppo sostenibile. Credo che tutti questi temi possano tranquillamente convivere se ci fosse la capacità di mettere gli attori principali intorno a un tavolo e discutere. Ahimè, è vero che la regione, l'Italia in genere, non è un paese abituato alla discussione in modo molto facile, troppo spesso ogni tema diventa una rissa, ogni tema diventa un problema e quindi poi si va verso le decisioni sbagliate o comunque non si prendono decisioni. Io credo che dobbiamo avere questa capacità. Personalmente la mia esperienza amministrativa mi ha sempre portato alla condivisione, al confronto con i cittadini, con l'imprenditoria, con le associazioni, con tutto quello che è il mondo che ci circonda. Per cui credo che si possa tranquillamente trovare la giusta misura per coniugare sviluppo e ambiente. Questo è quello che penso in linea di principio e che farò in modo, se dovessi essere eletto, di attuare. Poi è chiaro che sui temi specifici che sono stati posti, in realtà lì va aperto una discussione, cioè ovvero la riserva del Borsacchio come il parco Sirente, sì, ma un attimino visto il tema, io purtroppo non sono consigliere regionale, quindi non ho seguito molto attentamente le discussioni che si sono animate all'interno del Consiglio regionale, per cui vorrei approfondire il tema e spero di poterlo approfondire in futuro. Enrico Verini. Allora, purtroppo in questa epoca è molto che tende alla semplificazione, la discussione su questo tema è su opposti estremismi che semplificano moltissimo, cioè da un lato i cosiddetti ambientalisti, dall'altro coloro che antepongono l'interesse economico a ogni altro aspetto. In realtà bisogna recuperare, a mio parere, in questo così come in tutti gli altri campi, una pedagogia della complessità che si è persa. E partendo dalla connotazione di Abruzzo, Regione Verde, che è stata sapientemente e con una grande profondità delineata dalla classe politica che negli anni 70 ha cercato di dare una direzione alla nostra regione, dandole una caratterizzazione che è molto riconosciuta ed apprezzata. Noi siamo conosciuti come Regione Verde nel resto d'Italia e forse dovremmo cercare anche di investire rispetto a questo brand, allargando almeno in Europa, perché oggi i confini sono molto più, diciamo, vicini rispetto al passato. Qual è il discorso? Il discorso è che bisogna trovare un compromesso, accettabile fra un'esigenza sacrosanta di salvaguardia dell'ambiente che riguarda sia i territori montani, ma io aggiungo anche la fascia costiera, il mare, e sia l'esigenza di permettere uno sviluppo compatibile alle popolazioni che vi abitano, perché a mio parere si è spinto a volte troppo in un senso, a volte troppo in un altro, cioè a volte si è annientato ogni prospettiva di ambientale, tipo l'ultimo episodio sul Roseto, no? Per ipotizzare degli investimenti di cementificazione che sono assolutamente inopportuni e ingiusti. Altre volte, bisogna anche riconoscerlo, sono stati creati tali vincoli che è diventato veramente impossibile anche per le popolazioni residenti all'interno dei parchi immaginare una prospettiva economica per se stesse. Secondo me bisogna fare una legge regionale che vada a entrare su questo argomento e che ridetermini in maniera giusta e equilibrata il giusto rapporto che è possibile, che deve esistere fra le due possibilità di sviluppo che devono coincidere. Massimo Verrecchia. Sì, noi certamente abbiamo adottato alcune misure che hanno rivisto dei confini, così come quello che c'è stato del Borsacchio, ma il nostro è un costante dialogo anche con le popolazioni che vivono
vicino a questi parchi, all'interno dei confini del parco, e spesso ne subiscono limitazioni eccessive che bisogna assolutamente rivedere, perché non hanno una prospettiva positiva per quanto riguarda le aree interne in termini di vivibilità. Spesso i cittadini e le comunità vengono a chiedere di revisionare alcuni confini piuttosto che alcuni regolamenti. Pensate che alcuni regolamenti dei stessi sono differenti da parco a parco e quindi subiscono delle limitazioni molte volte eccessive. Noi la tutela dell'ambiente e del parco ne abbiamo costituito e abbiamo praticato spesso anche con l'aggiunta delle misure molto considerevoli. Abbiamo anche approvato in consiglio una mia proposta di legge, proprio per sensibilizzare verso l'ambiente, di una proposta che è istituita la prima domenica di giugno, la giornata ecologica, attraverso un'operazione con le scuole per sensibilizzare i ragazzi e i giovani in questa giornata che sarà unica in tutto Abruzzo, a differenza di altre iniziative che venivano prese in modo estemporaneo. Un rispetto dell'ambiente che sicuramente vedrà uno dei cardini del nostro programma, perché abbiamo un continuo dialogo. Pensate, abbiamo anche candidato un presidente del parco, quindi ne abbiamo sicuramente elementi aggiuntivi anche programmatici, perché le persone che si adoperano per un rispetto dell'ambiente deve andare a contemperare però gli interessi anche delle comunità che ci vivono, che spesso invece le subiscono e che non assolutamente possono dare una prospettiva positiva. Quella va coniugata con un turismo e con una frequentazione. Gli eccessi sono da dover limitare, come quello quando si è bloccato un impianto sciistico ad Ovindoli per la presenza di una vipera. Fortunatamente il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Regione Abruzzo. Pietrucci. Ma io penso PD. Che lo sviluppo e l'ambiente si possono coniugare laddove c'è una sensibilità da parte del governo regionale, una predisposizione e un'attitudine alla tutela ambientale che ricordo essere costituzionalmente garantita. Questo governo regionale ha dato ampia prova di schizofrenia, diceva benissimo il mio collega e amico Enrico Verini, che ci serve uno studio a monte di qualsiasi decisione. Il taglio della riserva del Borsacchio, fatta con carta e penna prima dell'approvazione del bilancio alle 3 di notte del Consiglio regionale, o peggio ancora la perimetrazione e il taglio del parco Sirente Velino, è prova di quello che è e poi 9 milioni di euro stanziati sul Gran Sasso per gli impianti di sci dopo che avevano inasprito completamente i vincoli presenti sul SIC del Gran Sasso, sono la prova e la dimostrazione che non c'è qualità, non c'è capacità, non c'è lo studio a monte e manca completamente la prospettiva di quello che deve essere la coniugazione tra ambiente e sviluppo, che possono vivere laddove c'è una predisposizione alla concertazione, al dialogo, al confronto e all'ascolto. Basti pensare che l'ultimo Consiglio regionale io ho fatto approvare una risoluzione all'unanimità, preso il plauso anche del Presidente Marsiglio, che dava l'esenzione del bollo auto per le popolazioni cui comuni risiedono, ricoprono il 50% della superficie territoriale all'interno dei parchi. Ecco, una giunta regionale che a differenza della giunta Chiodi e della giunta D'Alfonso aveva una caterba di risorse, aveva soldi a disposizione e li poteva spendere, perché noi avevamo il problema del piano di rientro del debito della sanità e quindi un bilancio completamente vincolato, doveva stanziare una caterba di risorse sulle aree, le riserve ambientali, sui parchi, e non lo ha fatto. C'è bisogno di investimenti. Quella misura ha fatto sì che molti comuni, molti sindaci chiedessero di allargare in questi giorni, le popolazioni chiedono di allargare, di entrare all'interno dei parchi per estendere la superficie. Quindi è un problema di investimenti e bisogna fare una vera e propria rivoluzione che noi sapremo fare per dare l'opportunità a chi vive all'interno di aree vincolate nei parchi o nelle riserve naturali dell'Abruzzo di guardare al futuro con una prospettiva diversa. Grazie Roberto Donatelli, UDC DC.
Che la terra d'Abruzzo sia terra dei parchi è fuori discussione. Noi oggi, questa sera, siamo qui nel collegio provinciale dell'Aquila, e appunto la provincia dell'Aquila, che in realtà è mezzo territorio abruzzese e racchiude in sé tutti e tre i parchi nazionali, oltre ad alcuni regionali. Questo è fuori discussione. La convivenza all'interno dei parchi è cosa complicata, perché diciamo, il parco nazionale, all'interno dei parchi ci vivono le persone, e quindi molto spesso si porta a trovare, come dire, quasi giustificazione di alcune cose che non vanno per colpa di questo ambiente. Non è così. Vorrei fare una battuta a slogan, anche se non è mio costume: il verde non è rosso. Il verde, diciamo, l'ambiente è una cosa che riguarda tutti quanti noi, l'area di centrodestra ne è particolarmente attenta, però così come è attenta vuole fare in modo che ci sia dialogo con le popolazioni, perché se parliamo di spopolamento e non diamo, come dire, un aiuto al progetto nelle aree, appunto, della provincia dell'Aquila, che in gran parte sono sotto tutela dei parchi, diventa quindi complicato. Dobbiamo distinguere anche la questione dei parchi, una questione territoriale e una questione amministrativa, cioè a volte si contestano i parchi in linea generale, non è così. Secondo me si può contestare, e a volte è stato contestato, la gestione dei parchi, che in passato è stato un appannaggio certamente non del centrodestra, che insomma da recente ne ha le responsabilità appunto di questi di cui oggi parliamo, e necessariamente il centrodestra ha una visione diversa, una visione di moderazione, una visione, diciamo, di dialogo con le popolazioni. Nessun estremismo, nessuna, come dire, condizione eccessiva deve essere predominante rispetto a questo aspetto dei parchi nazionali. I parchi sono una cosa importante, non c'è microazienda nel nostro territorio che non abbia usato il logo del parco, non abbia usato lo slogan del verde per promuovere, appunto, i loro prodotti, che sono assolutamente prodotti di eccellenza e di qualità. Grazie. In questa campagna elettorale, questo è un altro tema che ora sottopongo ai nostri candidati, in particolare appunto in riferimento al Collegio dell'Aquila, anche se ricordo che loro saranno consiglieri regionali di tutto l'Abruzzo, però ci sono sempre temi che riaffiorano, come in tutte le campagne elettorali, legate al ruolo del capoluogo in relazione alla costa, a Pescara Di recente decisione di Confindustria di spostare la sua sede regionale a Pescara è stata al centro del dibattito politico. Poi precedentemente c'era stata la situazione riguardante, questa un po' più direttamente, la regione della Film Commission. Insomma, c'è questa, diciamo, rivalità che viene vista a seconda di chi dovesse perdere la presenza di determinate postazioni, come uno scippo. Ecco, cosa si farà per ricucire in questi 5 anni questa frattura che c'è, è inutile negarlo, tra l'Aquila e la costa, e soprattutto che ruolo dovranno svolgere i vostri candidati presidenti in questo, e voi sui banchi del Consiglio regionale? Pietrucci. Beh, mi fa una domanda che mi coinvolge anche emotivamente, perché io sono stato un portatore della difesa, un baluardo della difesa delle aree interne e del capoluogo di regione. Aggiungo chiedo scusa, sì. La interrompo, poi sì. La faccio riprendere, okay. Perché a questa domanda volevo agganciare anche il dibattito che si è aperto rispetto all'idea del collegio unico regionale, che c'entra, sì, molto, quindi facevo riferimento a questo per dire voi, sì, sarete, sì, consiglieri di tutto l'Abruzzo. Rispetto a questa proposta e anche lo scenario che si apre in questa legislatura. Riparte, sì, dall'inizio il tempo per Pietrucci, perché l'ho interrotto per colpa, sì, mia. Anche su questa proposta sono fortemente contrario, perché penalizzerebbe le aree interne. L'ultima è la vicenda della Confindustria, ci voglio ritornare, però sono anni che oramai, soprattutto sotto la giunta Marsilio, e io su questi temi mi svesto dalla casacca dell'appartenenza a un partito politico e mi metto alla quella del difensore della provincia dell'Aquila, che è il 47%, la metà del territorio regionale, 108 comuni, un terzo dei comuni della regione Abruzzo. Insomma, in questi 5 anni abbiamo visto lo spostamento della sede regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino a Pescara, la realizzazione del Covid Hospital
a Pescara, che doveva ospitare i pazienti di tutta la regione Abruzzo. La sede unica regionale a Pescara, una sede unica di 22.000 metri quadri che doveva ospitare e raccogliere tutti gli uffici di Pescara, la cui metratura ammonta a soltanto 11.000 metri quadri. La carta degli aiuti completamente ridimensionata, che taglia le aree del cratere per inserire la zona di Rancitelli, e voglio vedere questi investimenti che ci saranno, ci sono stati sull'area di Rancitelli. Sono anni che oramai c'è uno svilimento delle aree interne, e perché siccome le aree costiere sono più popolate c'è uno sbilanciamento sproporzionato di risorse sulle aree costiere. Bisogna usare lo strumento della compensazione, perché se lo strumento per stanziare le risorse è quello del numero degli abitanti, succede evidentemente che diminuiscono gli abitanti, diminuiscono i servizi, aumenta il disagio e le aree interne purtroppo si spopolano. Quindi c'è bisogno di una compensazione della ripartizione delle risorse e di un rispetto delle identità, anche perché la valorizzazione delle aree interne e le prospettive che hanno le aree interne e soprattutto tutta la provincia dell'Aquila è quel segmento di PIL che non è mai esplorato. Ma vi pare possibile che dopo 50 anni è arrivata una convocazione del Consiglio di Presidenza della Confindustria, che la mattina uno si sveglia e dice che la sede deve essere Pescara, e mi fa piacere che si è ribellato, grazie al fatto che io l'ho tirato fuori questo problema e l'ho denunciato, anche il sindaco di Avezzano, il sindaco dell'Aquila, anche il collega Massimo Verrecchia. Dopodiché dicono addirittura che bisogna girare la presidenza, che spetta 6 anni a Pescara e 2 anni all'Aquila. Ecco, è ora di dire basta, basta davvero a questo svilimento e tentativo di esplorazione verso il capoluogo di regione, ma in generale verso tutta la provincia dell'Aquila. Roberto Donatelli. Guardi, lei mi invita ad una riflessione molto forte. In che senso? Questa diatriba che fa l'Aquila città e Pescara città non tiene assolutamente presente tutta l'altra parte del territorio. Io vengo appunto dalla periferia, come ho detto poc'anzi, dell'Abruzzo e in particolar modo la periferia della provincia dell'Aquila. È chiaro che le densità abitative insomma, ci condannano in qualche maniera, e quindi chi fa a volte scelte politiche le fa in visione appunto della quantità degli abitanti. Bisogna come dire, stare molto attenti a questo aspetto, perché bisogna tenere presente l'intero territorio regionale. Io, per quanto riguarda la legge unica, la proposta del Presidente Marsiglio per la legge unica elettorale, sono d'accordo, però vorrei fare una precisazione. Sono d'accordo, ma bisogna stare molto attenti, perché poi appunto per la questione dei calcoli numerici degli abitanti si rischia di non avere alcuna rappresentanza all'interno, quindi sia la legge, ma come dire, vanno aggiustati appunto i parametri appunto normativi che consentono appunto di poter portare un'espressione diciamo all'interno delle zone interne. E cosa dire? Sento questo dibattito continuamente, l'Aquila Pescara, però poi non si tiene presente tutto il resto dell'Abruzzo, perché il resto dell'Abruzzo non è solo l'Aquila e Pescara, abbiamo come dire, tutta una parte di territorio che assiste così, insomma, in maniera molto anche insomma, non proprio condivisibile su questa diatriba che c'è. Noi proponiamo invece come UDC, come area moderata appunto all'interno di questa coalizione, una visione del dialogo, una visione della condivisione appunto dei progetti che devono essere attuati con realismo. Sì, gli abitanti, la maggior parte degli abitanti d'Abruzzo gravitano sulla costa, ma bisogna tenere presente che se da una parte parliamo di Regione Verde d'Europa e quindi la provincia dell'Aquila che è tutto territorio verde, e poi però come dire, facciamo finta che non esiste e concentriamo tutte le nostre risorse sulla costa, insomma forse qualche riflessione va fatta. Grazie. A rispondere a questa domanda ora Paolo Federico. Intanto sulla legge elettorale faccio la mia considerazione, sono fermamente contrario. Ritengo che questa legge penalizzerebbe fortemente le aree interne, in particolar modo la provincia dell'Aquila, perché in termini di abitanti insomma, ecco, sono circa 240.000 gli aventi diritto al voto o comunque i residenti, per cui fatto il raffronto con le altre tre province credo che potremmo uscire veramente penalizzati. Quindi io personalmente a titolo
Io, come Paolo Federico, sono fortemente contrario al collegio unico regionale. Detto ciò, la diatriba L'Aquila Pescara, insomma, signori, che dire, io rappresento, sono il sindaco di Navelli in questo momento, comunque rappresento le aree interne, mi schiero fortemente a favore della provincia dell'Aquila, perché L'Aquila è il capoluogo di regione, L'Aquila non va mortificata. Detto ciò, ovviamente, non è che voglio dire che sono, rivolgo i cannoni verso Pescara, Chieti o la costa, assolutamente no, vanno trovate le giuste misure, le giuste compensazioni, e credo che una buona politica, una sana politica può fare tutto questo. Poc'anzi si parlava di fondi, i fondi sì, vengono ripartiti oggi in modo numerico sugli abitanti, ma si potrebbe applicare anche il metodo doppio, territorio, numero di comuni, abitanti ad esempio. E quindi credo che le risorse automaticamente ci sia un riequilibrio, un ribilanciamento verso la provincia dell'Aquila. Quindi, signori, qui ci vuole soltanto la buona volontà, non litigare fra in consiglio regionale e trovare le giuste misure. E ribadisco, L'Aquila va tutelata, insomma, forse ci siamo dimenticati di qualche decennio fa delle problematiche che ci sono state, poi si sono un po' affievolite, poi ogni tanto si è preso nottetempo qualche pezzo di istituzione dall'Aquila e portato a Pescara. Io ritengo con calma, con serenità, intanto io sono per L'Aquila capoluogo di regione, per la provincia dell'Aquila a tutela di tutte le aree interne, e poi trovare le giuste compensazioni, le giuste misure con le altre tre province, in particolar modo con la costa. Verini, o DCDC? Sì. Azione, chiedo scusa. Azione. Allora, io dico che la legge elettorale nasconde i veri intenti del presidente Marsilio, perché è Marsilio che la propone, cioè lui sostanzialmente vuole fare un collegio unico che di fatto, essendo la popolazione maggiormente spostata sulla costa, porterà inevitabilmente gli eletti all'interno del consiglio regionale sulla costa, sottraendole alle zone interne, esattamente quello che fa con i fondi, se ci riflettete. Cioè lui privilegia il criterio del numero degli abitanti e in base a questo destina verso quelle zone. Adesso ci vuole togliere pure la rappresentanza politica, cioè ci vuole annientare, annullare, e certamente noi siamo contrari. Io ritengo che sia una visione miope, quella molto probabilmente del romano che non conosce bene l'Abruzzo, che magari ci considera una sorta di periferia di Roma, 1 milione di abitanti, va trattato tutto insieme e chi se ne frega. Non è così. L'Abruzzo è una regione complessa che ha una storia, che ha visto un'evoluzione diversa nelle varie zone e che ha la sua forza nella capacità di stare insieme. Io penso che sia una visione miope quella di chi vuole separare, dividere, contrastare le zone interne dalla costa. La costa deve fare ciò per cui è più portata, vale a dire ha una vocazione commerciale che certamente io non voglio sottrarle, perché ha le caratteristiche per poterla esercitare. Ma altrettanto noi abbiamo una vocazione amministrativa, una vocazione culturale che sarebbe del tutto sbagliato e secondo me controproducente anche per gli interessi della costa annientare. Quindi dobbiamo capirci, insomma, in questo senso. Cioè, l'Abruzzo ha senso se tutte le sue zone possono svilupparsi in maniera concreta e possono andare d'accordo. Chi vuole metterle in contrasto ha una visione assolutamente sbagliata e io voglio dire, da questo punto di vista, che coloro che di solito blandiscono l'identità, prima gli italiani, prima gli abruzzesi, prima gli aquilani, quando si tratta di votare all'Aquila, eh sì, fanno slogan, ma poi negli atti concreti vedi il raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, dalla quale siamo esclusi, non fanno atti concreti. Giorgio Fedele, Movimento 5 Stelle. Beh, sul progetto, l'idea del collegio unico, io la vedo esattamente come il dottor Verini, nasconde dietro l'ennesima prova della miopia, per non dire della malafede, del presidente Marsilio. Il collegio unico ha proprio come concetto quello di sminuire i territori che ad oggi avrebbero meno capacità elettorale e andrebbero di conseguenza a perdere anche una fondamentale rappresentanza politica. Quindi io sono totalmente contrario, lo sono stato in questa consigliatura quando si è paventata l'idea di un collegio unico, lo continuerò ad essere, perché il territorio va tutelato. Va tutelato perché la logica non può essere quella
della lotta fra territori. Come non si può credere ad oggi nel 2024 che una regione possa correre se ci sono territori di serie A e territori di serie B. Purtroppo questi 5 anni hanno visto nella provincia dell'Aquila un territorio di serie B. Evidentemente il centrodestra si sente forte perché la provincia dell'Aquila ritiene sia la sua roccaforte e ha ritenuto opportuno di investire fondi a fini elettorali su altre province, su quella di Chieti, quella di Pescara, in parte anche su Teramo. Non è un concetto che però è sostenibile, non è un concetto dignitoso nei confronti dei cittadini. In ultimo, l'esempio di Confindustria, per quanto riguarda le modifiche statutarie assurde, 6 anni a 2 anni e lo spostamento della sede legale, grida vendetta, perché io non ho sentito in realtà una presa di posizione da parte del presidente degli abruzzesi. Eppure il presidente Marsilio ad oggi è o dovrebbe ancora essere il presidente degli abruzzesi. Ora il 16 è passata, io non ho avuto notizie di un rinvio, quindi la votazione della modifica statutaria devo ritenere che ci sia stata e devo anche ritenere che la votazione sia andata in porto e quindi le modifiche così come paventate siano state approvate. Le modifiche adesso dovranno essere ratificate da Confindustria nazionale. Io mi aspetto che il presidente Marsilio faccia il presidente degli abruzzesi e se non hai contatti o non hai idea, glieli posso offrire io, perché la delega sull'organizzazione, se non ricordo male, è del dottor Marenghi, uno dei vicepresidenti di Confindustria nazionale, ed è lui che dovrà approvare o meno. La consorte del dottor Marenghi è l'onorevole Maddalena Morgante, parlamentare di Fratelli d'Italia. Se non ricordo male, il presidente Marsilio, che dovrebbe essere il presidente degli abruzzesi, è anche il vicepresidente di Fratelli d'Italia. Sarebbe opportuno fare un passaggio se si crede veramente che i territori debbano essere riuniti e non messi in lotta tra di loro. Allora, Verrecchia, chiude lei questo giro di interventi, anche perché è stata chiamata in causa, insomma, soprattutto questa prospettiva di legge elettorale da riformare da parte del presidente Marsilio, una proposta che è stata in campo un po' per tutta la legislatura che ci siamo lasciati alle spalle. Sì, penso che sia invece, la penso al contrario di chi mi ha preceduto, perché penso che sia invece un salto di qualità questa nuova proposta del Presidente, perché elimina quel provincialismo che spesso lega molti consiglieri a prendere posizione per partiti presi a livello territoriale. È ovvio che proprio per eliminare questi campanilismi, pensate quante diatribe potrebbero venir meno, perché i consiglieri devono andare poi a cercare del consenso, quindi non possono più prendere quelle bandierine per sventolare una costa oppure un entroterra che potrebbe solamente portare a una diminuzione di consensi. Quindi una legge vista in questa prospettiva, secondo me, è una legge importante, perché il consigliere è il consigliere regionale, non è il consigliere provinciale, e quindi se pensiamo che l'Abruzzo è poco meno di un quartiere di Roma, il gioco elettorale non è assolutamente svantaggioso per tutti coloro che devono ricercare consensi in tutta la regione. Anche sulla questione della sede di Confindustria sono intervenuto, come esponente di centrodestra sono il primo ad essere intervenuto, perché ritengo che sia sbagliata, non è come ha sostenuto il collega Fedele che è stata approvata perché è stata rinviata, e quindi abbiamo ancora davanti a noi una importante battaglia da fare, perché c'è un paradosso che le sedi regionali di Confindustria si trovano nei capoluoghi di regione. Quindi è stata anche, la leggo come una provocazione da parte di chi ha pensato a questa scelta, per innescare delle battaglie che veramente di retroguardia. Quindi dobbiamo assolutamente difendere e rimettere anche i puntini sulle i. Sulla sede unica a Pescara non è vero che abbiamo voluto fare chissà quale operazione, ma abbiamo eliminato tutto quello sperpero che potrebbe verificarsi mantenendo le sedi in affitto. In quel caso si ha una maggiore efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione riunita in un unico ufficio, raggruppando tutta quella dispersione di uffici che oggi sono a Pescara in un'unica sede. Grazie Verrecchia, ora ci fermiamo per l'ultima pausa, poi torneremo in studio per quelli che, insomma, nella liturgia delle tribune elettorali sono gli appelli agli elettori, ma insomma, visto che siamo ancora un po' lontani dal voto, qualche riflessione più politica però su questa campagna elettorale, tra poco.
Siamo tornati in studio, siamo alle battute conclusive di questo confronto tra sei dei rappresentanti delle 12 liste in competizione per le regionali nel collegio dell'Aquila. Rappresentanti sono equamente ripartiti, perché così è stato anche nella presentazione delle liste, appunto sono sei a favore del candidato presidente Marco Marsiglio e sei per Luciano D'Amico, e noi ne abbiamo invitati 3 e 3 per ciascun schieramento. Altrettanto faremo, e qui già vi diamo l'appuntamento, dopodomani giovedì alla stessa ora con le altre sei liste che sono in competizione. Siamo a parte conclusiva, come al solito ci si riferisce direttamente ad un dialogo con gli elettori nel congedarsi da una tribuna elettorale. A questo punto, diciamo, il voto è ancora un po' lontano, però si possono già trarre i primi bilanci di come sta andando nei toni e anche nella partecipazione a questa campagna elettorale, perché è inutile negarlo, anche il periodo, insomma, invernale e tante altre situazioni, compresa la disaffezione dei partiti dei cittadini ai partiti e alla politica, rischiano di determinare un forte astensionismo. Cosa farete voi in queste 3 settimane scarse che restano per convincere gli elettori del vostro collegio innanzitutto ad andare a votare e poi scegliere la vostra lista, la vostra candidatura? Il primo a rispondere a su questo tema è il candidato di Azione Enrico Verini. Beh, continuerò a fare quello che ho fatto anche nei giorni precedenti, ovvero una campagna elettorale, chiamiamola vecchio stile, che prevede l'incontro personale con le persone, con la gente, con i cittadini, quindi una campagna elettorale che non si basa su un messaggio massificato, impersonale, ma che si basa sul rapporto personale, ed è un po' l'impostazione che io intendo portare avanti. Cercherò di spiegare quali sono le proposte concrete che, qualora fossi eletto, porterò all'interno del Consiglio regionale. Sto molto insistendo su questo aspetto, cioè dire cosa concretamente, non idealmente, farò. Per esempio, la proposta di istituire un registro regionale delle morti improvvise, perché avverto personalmente, ma anche tra le persone che incontro, la preoccupazione di monitorare un fenomeno i cui dati non si conoscono in maniera precisa. Invece è necessario fare un approfondimento per vedere se c'è un problema, se c'è un discostarsi rispetto al parametro di riferimento di qualche anno fa, e quindi se c'è un peggioramento, perché qualora ci fosse proporrei un attento monitoraggio dei fattori di rischio e probabilmente un'azione di prevenzione che potrebbe portare dei risultati in un contesto in cui l'unico screening di massa che esiste ormai in Italia e quindi anche in Abruzzo è quello della medicina sportiva, essendo stato eliminato anche il servizio di leva. La seconda proposta, quella di cambiare il metodo di identificazione dei manager dell'ASL. Oggi la politica li sceglie e alla politica rispondono, tanto che alcuni di loro, pensate, mentre siamo in campagna elettorale, loro che dovrebbero essere manager terzi rispetto a tutto, parlano e dicono: noi vinceremo, noi, ma noi chi? Ma loro non sono personaggi, non dovrebbero essere personaggi politici, in realtà lo sono, quindi probabilmente sono onesti nel momento in cui si esprimono in questa maniera, e quindi non più la nomina, ma l'estrazione fra coloro che hanno i titoli, affinché non debbano rispondere al politico e affinché non facciano quello che fanno, ossia i disastri nella sanità per accontentare questo o quella esigenza politica e mai l'interesse della gente. Giorgio Fedele, Movimento 5 Stelle. Beh, questa è stata una metà campagna particolarmente impegnativa. Io continuerò, come ho sempre fatto, a stare in mezzo alle persone, in mezzo ai professionisti. Cerco di interloquire con tutte le realtà del nostro territorio, prima perché innanzitutto devo conoscerle io sto chiedendo nuovamente la loro fiducia. Per me questo è un atto di enorme responsabilità, e se voglio portare a termine questo ruolo con almeno la sufficienza
con dignità e con senso di abnegazione devo necessariamente conoscere questo territorio. È l'idea, il faro che mi ha spinto 5 anni fa durante la campagna elettorale, è il faro che mi ha guidato in questi 5 anni stando sul territorio, cercando di approfondirle le tematiche. L'obiettivo ovviamente è portare avanti in questi 5 anni, almeno sul piano della provincia dell'Aquila, il problema maggiore, che è quello della sanità. Noi abbiamo un comparto sanitario estremamente, estremamente mortificato, a danno non soltanto di tutti i cittadini che non trovano risposta sul piano del servizio, sul piano delle prestazioni di salute, ma anche e soprattutto a danno dei nostri operatori sanitari, costretti a lavorare in un contesto a tutt'altro che dignitoso, eppure grazie alla loro abnegazione, anche in questa condizione, anche in questi 5 anni, grazie a loro abbiamo mantenuto grandi eccellenze all'interno dei nostri presidi nella provincia dell'Aquila. L'obiettivo è quello di arrivare a far comprendere che un'alternativa non è soltanto possibile, ma è necessaria, e che con Luciano D'Amico questo è realmente e concretamente realizzabile. Il problema dell'astensionismo è un problema che la politica a 360 gradi dovrebbe veramente prendere a due mani. La disaffezione nei confronti di un dibattito pubblico e la disaffezione nei confronti dell'istituzione è qualcosa che ci coinvolge drammaticamente tutti, al di là di chi fa politica attivamente e di chi sceglie di non farla. Io sto cercando di far capire questo messaggio, mi metto sempre a disposizione anche per fornire delle risposte. La politica dovrebbe essere questo, e se la politica vuole riacquisire credibilità deve per forza andare in questa direzione. Roberto Donatelli. Guardi, io provengo appunto da un territorio, diciamo, piccolo, modesto dal punto di vista abitativo, quindi la mia campagna elettorale è rivolta ad personam sostanzialmente. Sono un imprenditore nel turismo, quindi sto incontrando, ma non perché non sappia, non vorrei essere arrogante dicendo che conosco tutti i problemi. I problemi purtroppo si rinnovano, cambiano, mutano, quindi sto sentendo la gran parte del territorio a me, diciamo, vicino, quello di cui vorrei portare la voce all'interno del Consiglio regionale. E è chiaro che insomma, la parte nostra, diciamo, dell'UDC all'interno della coalizione di centrodestra vuole riportare un'area moderata, un'area, come dire, di ragionamento e di condivisione dei problemi. Porto a mio vantaggio la mia esperienza personale dal punto di vista imprenditoriale e dal punto di vista politico, perché sono una persona che ha la passione della politica e quindi conosce bene alcuni aspetti che sono fondamentali, perché anche il nuovismo, anche, come dire, questa cosa di cambiare continuamente, credo che vada rivista. Noi dobbiamo ricordare da dove proveniamo, cioè ecco, la lista dell'UDC, quindi in qualche maniera è la nuova faccia, diciamo, di un passato che ha avuto l'Abruzzo, cioè con personaggi, con persone veramente molto qualificate che hanno portato questa terra ad essere una terra avanzata, una terra, come dire, che aveva superato tutta una serie di problematiche, diciamo, finanziarie, economiche, tirandosi fuori dalla secca, diciamo, di un sud un po' arretrato. Ecco, dobbiamo stare molto attenti a tenere presente da dove veniamo, dove siamo arrivati, e cercare assolutamente di non tornare mai indietro, perché sarebbe veramente una tragedia. Niente, io porto appunto, come dicevo poc'anzi, la mia esperienza dal punto di vista imprenditoriale. Volevo fare un passaggio per quanto riguarda la Confindustria L'Aquila. La Confindustria L'Aquila, ci sono gli imprenditori della provincia dell'Aquila, quindi sono loro i primi, secondo me, a doversi opporre a questa scelta e fare in modo che sia una condivisione. Prego, prego. E Pierpaolo Pietrucci, Partito Democratico, insomma, il tema dell'astensionismo, ricordiamo anche le precedenti regionali, fu molto bassa l'affluenza, poi la dinamica non è molto migliorata anche alle ultime politiche. Ci sono tanti abruzzesi che ad oggi non sono ancora motivati ad andare alle urne. Beh sì, intanto quando si chiedono i voti in campagna elettorale io penso che bisogna guardare in faccia, negli occhi, gli elettori e in particolar modo i cittadini abruzzesi. Se noi li guardiamo negli occhi, quello che sta emergendo è che nei loro occhi troviamo paura e ricerca della speranza.
paura per quello che è stato il governo di questi anni, per la mancanza di prospettive future e la ricerca della speranza in un Abruzzo migliore che riprenda quella competitività che ha perso in questi anni con il governo Marsilio. Gli italiani 70 anni fa stavano peggio di oggi, però andava a votare l'80% delle persone, perché anche se stavano peggio loro pensavano che con la partecipazione potessero migliorare le proprie condizioni. Invece oggi le persone stanno meglio, però non sono più convinte, hanno la sfiducia che perdendo, che andando a votare comunque non ritrovano la speranza e quindi pensano magari sono tutti uguali, non vado a votare o magari vado a votare e mi leggo anche al più forte. Ecco, io penso che il programma messo in campo da Luciano D'Amico, che sia un programma di 100 pagine scritto dalla gente attraverso lo strumento della partecipazione, sia quel programma che è indispensabile per intercettare la speranza che ricercano attraverso il voto i cittadini abruzzesi. La destra, è, se la conosci, è una tigre di carta, ha i piedi di ricotta e sono convinto che questi anni loro hanno dimostrato di essere molto bravi a sollevare i problemi, a cavalcare i problemi, ma hanno dimostrato in 5 anni di governo Marsilio, in 2 anni di governo della Meloni, di non saper risolvere i problemi. Ecco, noi, io penso che il centrosinistra, il candidato governatore della Regione Abruzzo, Luciano D'Amico, possa davvero rappresentare quella speranza degli abruzzesi attraverso 3 parole chiavi che sono diversità, equità e inclusione, e che possa rappresentare la possibilità di creare un nuovo sogno, una nuova speranza per tutto l'Abruzzo, e penso davvero che noi il 10 marzo possiamo vincere queste elezioni. Grazie. Massimo Verrecchia, Fratelli d'Italia. Sì, in base alla prima argomentazione sull'astensionismo, è ovvio che è l'invito a tutti gli elettori abruzzesi di recarsi alle urne per evitare che un domani si possa andare a dire hanno piangersi addosso più che altro per scelte praticate da altri, quindi ognuno deve essere protagonista della propria comunità e vita, e quindi un invito ad andare a votare. Ma per quanto riguarda invece l'aspetto prettamente politico, noi in questa campagna elettorale riscuotiamo, a differenza di chi mi ha preceduto prima, della sinistra, che ribadisco lo deve necessariamente fare per cercare di recuperare un terreno ormai indietro, è quello di un entusiasmo della nostra gente. Finalmente ci dicono questa regione è cambiata, siete riusciti a portare a termine dei programmi, avete recepito risorse che prima non si erano mai viste nella regione Abruzzo. Un presidente che non ha mai voluto prendere posizioni campanilistiche e quindi ha avvantaggiato una discussione tra tutti i territori, e abbiamo raccolto dei risultati e stiamo raccogliendo dei risultati molto importanti. Noi non dobbiamo solo prevedere le cose che vogliamo fare, come il candidato di sinistra dovrà dire nei propri incontri elettorali. Noi abbiamo il grande vantaggio di poter dire alla nostra gente quello che siamo stati già in grado di fare, e eliminiamo quei tempi morti degli avvicendamenti. Un periodo importante si avvicina, che è quello di rivedere una continuità di questa regione Abruzzo, che dopo tanti anni potrebbe avere uno stesso colore che si proietta verso una nuova amministrazione targata centrodestra, e cogliere una importante occasione, quella di avere un governo amico con un premier, Giorgia Meloni, che è stata eletta sul nostro territorio, sulla provincia dell'Aquila, con una grande capacità di ascolto, e gli ultimi atti ne sono la testimonianza. Grazie. L'ultimo appello è quello di Paolo Federico, Fratelli di Forza Italia. Chiedo scusa. Intanto, da cittadino abruzzese, da marito, da padre, da sindaco, amministratore di un piccolo comune dell'entroterra, non posso accettare e non tollero che il cittadino abruzzese non vada a votare. Quindi un appello forte a tutti gli abruzzesi affinché il 10 marzo ci sia una percentuale elevatissima, non voglio dire 100%, ma insomma, ecco, oltre il 50%, che sono le migliori aspettative o previsioni fatte dai bookmakers sulla percentuale di votanti. Quindi un invito forte, perché dobbiamo credere e tornare a credere nella politica.
Signori telespettatori, guardate che votare è veramente scegliere il nostro futuro, e il nostro futuro lo dobbiamo scegliere chiaramente in questo caso nella continuità che io rappresento con Forza Italia a favore del governatore Marco Marsilio. Dobbiamo credere nella politica, perché la politica nei prossimi anni farà scelte campali che determineranno il futuro di questa regione, ma non solo della regione nel suo insieme, ma di ognuno di noi, delle nostre famiglie, dei nostri figli, dei nostri nipoti e di quello che sarà il futuro. Io mi auspico veramente che il 10 marzo quindi ci sarà un'affluenza fortissima, elevatissima, e che diano fiducia al governo Marco Marsilio e quindi a Forza Italia, una forza moderata, lo voglio ricordare ancora una volta, moderata, progressista, riformista, che ha un'attenzione in particolar modo a 360 gradi su tutte le fasce sociali che compongono questa splendida regione. Voglio anche aggiungere che vorrei portare la mia esperienza maturata negli anni. Io come faccio politica? Io faccio politica già la mattina alle 7.30, quando vado a prendere il caffè in piazza e già mi confronto con i primi temi della giornata con i miei cittadini, poi mi sposto sulla città dell'Aquila dove lavoro da molti anni. In passato voglio anche ricordare che ho lavorato per 21 anni a Pescara, quindi anche lì avevo la fortuna di confrontarmi con gli amici di Pescara, e quindi faccio politica vecchia maniera, con il confronto giornaliere, assorbendo tutte quelle che sono le problematiche, assorbendo tutte quelle che sono le informazioni che mi vengono date, che poi trasformo in buona politica, e credo di, non voglio dire, il giudizio lo voglio lasciare agli elettori, lanciando un appello a votarmi. Grazie. Grazie, grazie a Paolo Federico. Beh, diciamo la verità che a Navelli si respira la politica sin dal bar la mattina, essendo stati eletti lì proprio due presidenti, certo, della nostra regione, ricordiamo, certo, Giovanni Pace e Antonio Falcone. E non solo presidenti. Allora, auguriamo anche a lei un giorno di seguire in questo albo d'oro sia Pace che Falcone. Grazie, grazie, grazie ai nostri ospiti per aver accolto il nostro invito, e poi appunto rilancio l'appuntamento anche per le altre sei liste in competizione per la circoscrizione dell'Aquila, dopodomani, giovedì, alla stessa ora. Arrivederci e buona campagna elettorale a tutti voi.